Ecco, vediamo invece, per non stare sempre a fare una flagellazione dell'esistente, quello che potrebbe essere invece un buon esempio di ragionamento su cui lavorare. Questo è un caso preso da una pubblicità negli Stati Uniti di parecchio tempo fa, 25 anni fa. Io l'ho un po' riaggiustato semplicemente per renderlo più semplice. Comunque, ve lo dico. È una pubblicità per una cosa che chiameremo il controrilevatore. Okay? Funziona bene. I rilevatori di velocità usati dalla polizia stradale per fare le multe sono terribilmente imprecisi. Oltre il 50% delle multe vengono fatte a veicoli che in realtà non stavano sorpassando i limiti, semplicemente perché un'altra autovettura vicina andava troppo lì e ora di smettere di pagare multe ingiuste. La nostra ditta ha messo a punto il controrilevatore, un piccolo sensore da montare sul cruscotto per avvertirti ogni volta di stare avvicinando a un rilevatore di velocità. Studi hanno mostrato che il controrilevatore funziona correttamente il 99% dei casi. Se vuoi smettere di pagare le multe degli altri, il controrilevatore è quello che fa per te. Ok? Allora, ci sono tante cose interessanti che succedono in queste poche righe. La più palese credo che c'è una voragine fra le premesse e le conclusioni, ok? Vi è chiara? Sì. Ditemi. No. Perché il controrilevatore non può aiutarti se uno ti sorpassa lo stesso, anche se ti avverte sempre. Esatto. Che me ne frega, me di sapere che c'è l'automobile, se l'ha portato l'altro, se mai mi servirebbe che avesse l'altro. Ma si sbaglierà lo stesso il rilevatore, anche se mi avverte che c'è, io vado piano, ci avete subito colto. Ora però la cosa interessante, se lo guardate con un video, è che anche se c'è questa voragine, no? Però c'è qualcosa di interessante. Cioè, che ci dice, letto, no? Ti rileva. Beh, dice, no, ecco, quello che questo testo suggerisce, vediamo cosa dice. È capzioso, vuole dirti un'altra cosa. Esattamente, una cosa capziosa. Perché in realtà c'è una cosa a cui il controrilevatore serve tantissimo. Evitare le punte giuste. La ragione per cui loro la costruiscono così, intendiamoci, cioè nulla di fantasmagorico, però è il livello di complessità che secondo me aiuta uno studente, per esempio, a mettere in moto la testa su questi temi, è che la ragione per cui tu probabilmente vuoi comprare il controrilevatore è qualcosa di indicibile tanto perché denuncierebbero la ditta, ma indicibile anche perché non avrebbe effetto se te lo dicessi. Cioè, se tu solo mi dicessi, poi vuoi smettere di prendere multe perché vai come un pazzo? Compagni il controrilevatore, che io andrei come un pazzo? Quando mai? Non è mai successo. Io non te lo dico, ti do gli elementi per capirlo da solo. Ti offro anche una scusa assolutamente capziosa per dire, ah no, io lo voglio comprare perché voglio evitare di pagare multe ingiuste. Cioè, cosa fa questo testo? Non è che prende per scemo il ricevente, non lo prende affatto per scemo. Cerca di invogliare la sua complicità, cioè dire, senti, io ti sto proponendo una cosa, ok? Capiscimi? Stammi dietro. Ecco, queste cose hanno, diciamo, il livello di complessità, secondo me, adeguato per essere smontate in maniera abbastanza facile, senza che nessuno debba fare pseudo complicati, ma è il modo in cui la comunicazione gioca su, diciamo, l'alternanza tra validità e persuasività in contesti reali. Per me è molto più utile lavorare su uno strumento del genere e su un esempio del genere che non stare a fare tutta una discussione penosa su ma perché cavolo è colpevole se non ha... Perché quello sì, va bene, ma serve come esempio di che cos'è validità deduttiva o no, non serve come esempio di come funziona la comunicazione reale. Va bene. Ecco, questo mi porta a fare un piccolo chiarimento. Lo faccio non tanto perché penso che sia rilevante per voi, ma perché penso che sia rilevante farlo quando si presentano queste cose, per esempio, ai vostri studenti. Perché su questo io ho visto che anche a livello universitario c'è una robusta confusione abbastanza radicata negli studenti. E c'è la confusione fra validità e efficacia. Adesso, vabbè, io sono qua, mi sono fatto completamente portare dalle mie simpatie politiche. Però la ragione per cui ho messo Obama dal lato della validità, che in realtà Obama fu un bacchione, che era un ottimo oratore, e invece Mitterrand dal lato dell'efficacia, in realtà fa riferimento a un fatto specifico. Vi ricorderete che nel 2012 Mitterrand era lo sfidante alle elezioni presidenziali americane. Come sapete, quando c'è un'elezione presidenziale negli Stati Uniti, i due candidati fanno tre dibattiti televisivi. Questo succede direi almeno dai tempi di Nixon. Questi dibattiti sono una cosa molto seria negli Stati Uniti, perché sono molto seguiti. Non è chiaro quanti voti spostino direttamente i dibattiti, però il commento che viene poi fatto del dibattito, il giudizio del pubblico che viene dato sul dibattito, invece quelli di voti ne sposta parecchi. Quindi è una cosa a cui i candidati
fare una breve, nel primo dibattito fra Obama e Romney, mi pare fosse il 12 ottobre del 2012, quando ci mettono la mano sul fuoco, se vi interessa trovate le trascrizioni in rete molto facilmente, o anche il filmato, va bene, se vi andate a ricostruire la storia scoprirete che il consenso degli analisti successivamente e anche del pubblico era che Romney avesse avuto la meglio in quel dibattito. E in particolare Obama fu molto criticato per il fatto che aveva argomentato troppo, era stato troppo freddo e troppo analitico, aveva dato una generale immagine di persona distaccata dai reali bisogni degli americani, mentre Romney era stato empatico, efficace, quant'altro. Ora, a parte che appunto io soffro sempre quando sento che uno viene criticato perché argomenta troppo, però è comprensibile appunto perché la bontà razionale dell'argomentazione non è necessariamente rispecchiata nella sua efficacia. Ma per farvi un esempio del caso opposto, cioè di cos'era passato per efficacia in quel contesto, Romney, se andate a prendere il transcript, la trascrizione del dibattito, vedrete che esordisce sostanzialmente raccontando dei simpatici aneddoti personali del tipo io 2 settimane fa ero ad una convention in Ohio, è venuta da me una donna con in braccio il suo bambino e mi ha chiesto Meet, cosa puoi fare per la mia famiglia? E invece mia moglie, quando eravamo ad un raduno in, che ne so, Arizona, sto inventando i posti ma il contenuto è questo, di nuovo una donna è andata da lei, era in lacrime, diceva ma mio marito ha avuto 5 lavori precari, adesso è senza lavoro, cosa puoi fare? Ma racconta questa storia, ok? Ora, la domanda a cui stava rispondendo era cosa intendi fare per far uscire gli Stati Uniti dalla crisi finanziaria? Siamo d'accordo che la storiella della madre con il bambino e della donna con il marito che non lavora non ci dicono nulla sulla capacità o meno del candidato di affrontare il problema in oggetto, però hanno ovviamente una funzione retorica molto importante, cioè testimoniano in una maniera fra l'altro totalmente inverificabile. Cioè, per quello che ne sappiamo noi, potrebbe essere tranquillamente inventato e nessuno potrà mai smentirlo, però a parte questo, testimoniano una vicinanza, una partecipazione emotiva ai problemi di queste persone, e quindi quella donna immaginario reale, che quelle donne immaginario reali che fossero, diventano, come dire, dei feticci del fatto che Romney a noi ci tiene, o Obama invece sta a discutere di massimi sistemi ogni referendum. Poi per carità Obama ha corretto il tiro e successivi di base. Sì, poi è venuto. Però non è sempre così, è come vedremo fra un attimo. Per darvi un altro paio di esempi di comunicazione efficace ma non vale, la pubblicità è piena di casi di questo tipo. Prendete, sicuramente conoscete la campagna del cosiddetto Marlboro Man, ok? Questa è una campagna di branding, cioè non è che volessero direttamente vendere sigarette, volevano posizionare, cioè lo scopo ultimo era vendere sigarette, però volevano costruire un'immagine del marchio Marlboro. Ora, se voi provate, è un esercizio vano ma interessante, a ricostruire un'argomentazione razionale dietro a quel tipo di campagna fallirete miseramente. O concludete che i pubblicitari sono degli idioti e stanno cercando di argomentare una roba tipo se fumo sigarette Marlboro, allora divento bello, robusto, forte, mi crescono i baffi che la vita cerco di farmi crescere e vado a cavallo, che ovviamente non è l'obiettivo della campagna, oppure dovete concludere che sono scemi i riceventi di questa campagna, visto che date la mano una campagna molto grande successo. Ovviamente il punto è che non stanno affatto cercando di argomentare in maniera razionale. Quello che questa pubblicità fa, molte pubblicità fanno, è semplicemente la costruzione di un'associazione di idee molto forte. Cioè io voglio, quando tu pensi Marlboro, pensi a quel cowboy con il suo bel cappottone e il cavallino, spazi aperti, il sogno americano, l'uomo si fa da sé, eccetera, eccetera. Esatto. Ma perché voglio che tu pensi queste cose? Non solo perché sono cose positive, genericamente piacevoli, ma perché voglio che tu non associ Marlboro a cancro ai polmoni, alito che puzza, fiato corto, fumo in una stanza, tutte le associazioni negative che ti potrebbero portare ad avere una reazione negativa al prodotto. Quindi è solo così che funziona, un meccanismo psicologico di base di associazione. Stesso discorso per, direi, il 99% delle campagne sull'intimo femminile, dove tipicamente abbiamo donne, anche uomini sempre questo, bellissimi, seminudi, in posizioni più o meno ammiccanti. Ora, non è che l'argomento, immaginando un target maschile, è se io compro sta roba, mia moglie si trasforma nella modella, nella foto, ok? E neanche per mia moglie, se va lei a comprarla, è una roba molto più semplice, cioè, di nuovo, sto cercando di associarti un certo tipo di immagine, un certo tipo di prodotto, e inoltre, e qui si va un pochino più sul psicologico, siccome in realtà soprattutto per un certo tipo di biancheria intima i dati di mercato dimostrano che circa il 60% degli acquisti sono fatti da uomini per regalare a donne,
chiaramente con anche uno scopo, penso di non scioccare nessuno, a carattere sessuale, cioè non è che un regalo del genere non abbia delle connotazioni sessuali. La cosa interessante però non è questo, che vuol dire, perché non dovrebbe essere così, la cosa interessante è che ci sono decine di studi che vi fanno vedere che se voi, a noi maschi, ci fate vedere un po' di immagini di questo tipo, ok? E poi ci date da fare un compito di scelta, che non c'entra niente con la biancheria intima, tipo comprare una macchina. Ok, lo scegliere se rischiamo meno i soldi in una lotteria. Ecco, l'esposizione a questo tipo di immagini rispetto a immagini di pecorelle, paesaggi e fiorellini ci rende più impulsivi, sì, e molto più inclini a rischiare sistematicamente in maniera significativa. Ok, ragazzi, non è una roba tragica, sono qualche qualche milione di anni di evoluzione, cioè è un drive biologico che abbiamo, che ci influenza. Okay? Però le pubblicitari non sanno e ci mangiano, eh? Ok? Non c'è nulla di... Però ecco, a nessuno venga in mente di cercare di cavar fuori, perché io l'ho visto succedere. Ci sono degli articoli anche pubblicati in riviste scientifiche dove c'è il logico di turno che prende una pubblicità e la fa a pezzi, dice guarda che idiozia, è tutta una fallacia, basata sul ragionamento e costruzione interna. Francamente ci fa la figura del cretino, perché non è quello il meccanismo cognitivo che quella pubblicità sta cercando di sfruttare, quindi non è che francamente manca la roba. Ecco, naturalmente questa differenza tra validità e efficacia, alla prova dei fatti spesso l'efficacia vince. Adesso penso che finiamo in gazzara, non voglio assolutamente, ho messo qua una serie di riferimenti, Trump, il Movimento 5 Stelle, Brexit, non sto mettendo tutte queste cose sullo stesso livello, sia chiaro, sono fenomeni molto diversi, e mi permetto di aggiungere un'abitudine pessima di tutta una parte politica, non solo in Italia ma anche all'estero, è quella di assumere sempre la posizione per cui chi la pensa diversamente è un cretino. Questa è una roba che non si può sentire e avvelena il dibattito politico da qualunque angolo si guardi, quindi non è assolutamente questa l'allusione. Parlando di efficacia, beh, rispetto a Trump penso che, spero che sia ovvio, cioè Trump ha fatto esplicitamente, sistematicamente riferimento a una serie di, diciamo, motivazioni cosiddette di pancia, e ha avuto ragione. Attenzione, non è che il voto a Trump sia un voto irrazionale, molti di quelli che hanno votato Trump avevano accettabilissime ragioni per non voler votare Hillary Clinton. Il problema di queste dinamiche, il cosiddetto populismo, non è che siano irrazionali, è che spesso sono razionali a senso unico. Cioè ci si concentra sulle ragioni per non votare una certa parte e si dà il cosiddetto voto di protesta all'altro, tipicamente mettendo in parentesi se veramente ho delle ragioni positive per preferire l'altro. La Brexit è più o meno lo stesso discorso, andate a vedere i segmenti della popolazione inglese che hanno votato massicciamente per l'uscita dall'Europa, vedrete che c'è una coincidenza con settori della popolazione che avevano motivazioni profonde, radicate, per non volere fare in piedi gente che non fossero inglese, detto in maniera un pochino grossa. Ecco, tutto questo, quando io lo spiego ai miei studenti universitari, e tipicamente poi devo anche spiegare, allora che la serve la logica, perché loro magari erano arrivati al corso tutti speranzosi, dicendo, ah, vi faccio un corso e imparo a infinocchiare meglio i miei amici, e tu dici, no, tu ti fai un corso che non ti aiuterà affatto a infinocchiare meglio i tuoi amici, perché quella è efficacia, non è qualità. Quello che ti aiuta, se mai, è a evitare di farti finocchiare te ai tuoi amici, che è un altro tipo di discorso, cioè la capacità di ragionamento critico, nutrita anche dalla logica, serve a consentirci di fermarci un attimo e dire aspetta un secondo, sta cosa, come avete fatto voi prima col controrilevatore, sta cosa qua mi pare interessante, però c'è un buco, fammici un attimo riflettere alla mia risposta, diciamo, intuitiva e istintiva. Ecco, su questo vi faccio sentire un attimo, non credo che parta da qua dentro, quindi ve lo faccio vedere. Questo è un... non è che sono un fan di Obama tutti i costi, però questo è un discorso interessante. Questo è un discorso che lui fa nel 2016, l'anno scorso, a maggio. Era già in uscita dal suo mandato. Era il periodo della campagna elettorale. Lui era all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Rutgers, dove gli stavano dando anche l'ennesima laurea d'onore. E lui fa il suo solito discorso molto simpatico, scherza con gli studenti. C'è questo passaggio che è stato poi ripreso anche dai social media che vi faccio sentire perché è abbastanza interessante. Spero che si senta, ditemi se non si sente. Thank you. Today's political debate. You might wonder where the strain of anti-intellectualism came from. Spesso interrotto da applausi. So class of 2016, let me be as clear as I can be.
in politics and in life, ignorance is not a virtue. It's not cool not know what you're talking about. Ed è fico non sapere di cosa stai parlando, lo trovi bene. Non è un caso che lui non menzioni mai il nome di Donald Trump. In quasi l'intero periodo della campagna elettorale, sia lui che Michelle Obama non hanno mai o quasi mai menzionato Donald Trump, benché parlassero spessissimo contro Donald Trump. Questo è, diciamo, una modalità abbastanza ovvia, ma non è per esempio quello che la sinistra italiana non ha fatto con Berlusconi. Cioè, la sinistra italiana criticava sistematicamente Berlusconi parlando di Berlusconi. Pessimo figlia. Pessima idea dal punto di vista efficace, lui invece non lo fa. E poi c'è tutta una serie di artifici, ci sono delle pause, c'è l'uso dell'ironia, abbastanza sottile ma insistite. Però è interessante, a me interessa non tanto la qualità tecnica del discorso quanto il contenuto, cioè il passaggio che lui fa a finale utilizzando esempi, chiaramente scelte d'arte, se vuoi essere curato ti interessa che il tuo dottore sappia cosa sta facendo, se vai su un aereo vuoi che il pilota sappia pilotare. E invece i politici vogliono gente che non l'avevi fatto prima. Questo ovviamente è una semplificazione, però è un punto piuttosto interessante che lui sottolinea. E ora torniamo un attimo alla scuola dopo questa, diciamo, parentesi in altri ambiti. E una delle difficoltà che incontriamo in Italia, principalmente in Italia ma anche in molti altri paesi, è che tipicamente a lavorare sul ragionamento critico si inizia molto tardi, cioè per esempio appunto attualmente un'attenzione esplicita e specifica sul ragionamento critico la si ritrova in terza liceo. Come? In terza liceo con filosofia. Sì, sì, terza liceo, ancora più esplicitamente eventualmente università e anche in tutte le università sostanzialmente. Quindi è comunque in terza liceo appunto per chi fa liceo, per chi non fa liceo, ma anche in terza liceo. Quindi si inizia molto tardi. E questa cosa è proprio profondamente sbagliata, perché ribadisco, stiamo parlando di competenze, di abilità cognitive, che sono abilità cognitive di base. Cioè, se non voglio esagerare, ma da quanto un bambino sa parlare, sì, forse non c'è da aspettare anche prima, si può tranquillamente cominciare a lavorare sulla sua capacità di ragionamento critico. Infatti leggevo un articolo ieri che il Canada dovrebbe introdurre l'insegnamento della filosofia degli elementari. Sì, questo è per esempio quello che hanno sperimentato in alcuni posti con questo programma di cosiddetta Philosophy for Children, che è un'ottima idea, un'ottima, diciamo, sì, c'è un po' però questa, se vogliamo, questo aspetto un po' di, non so come dire, lo si può fare in questo modo, cioè lo si può fare per esempio trovando modi di
introdurre la filosofia già prima nel curriculum, non è necessario farlo tramite la filosofia, è una buona idea, non è sicuramente una cattiva idea, ma si può tranquillamente fare anche a prescindere, cioè l'unica cosa che diciamo su cui io non è che abbia un problema, però sottolineo è che non voglio che si instauri l'idea che vabbè questo è un problema di chi fa filosofia, cioè i filosofi dovrebbero arrivare prima e cominciare a fare cose prima. È sicuramente una cosa molto utile, non è l'unica modalità che si può adottare, però sicuramente dove si è sperimentato soprattutto in quella direzione. Però quello che volevo diciamo sottolinearvi è che veramente stiamo parlando di abilità cognitive che sono allo stesso livello di diciamo di basilarità rispetto alle abilità di articolazione linguistica, cioè non è l'articolazione del pensiero che fra l'altro sostanzialmente supporta e si accompagna all'articolazione linguistica. Quindi il fatto che non si cominci a lavorarci da prima è veramente un grosso problema, perché, ripeto, io ho come osservatorio privilegiato ma anche limitante gli studenti che arrivano al primo anno di università. Alcuni di questi hanno totalmente smarrito, forse non hanno mai avuto un istinto logico. Parlo di istinto logico, ma non hanno una tradizione interna, non hanno un simbolo. Cioè, una persona che ha coltivato fin da piccola una capacità di critica, molte volte affronta la bontà o meno di un ragionamento esattamente come noi affrontiamo la grammaticalità o meno di una frase. Se voi dite ad un bambino che non ha mai studiato grammatica e passa a parlare in italiano, una frase non grammaticale, cioè costruita violando le regole della grammatica, il bambino è perfettamente in grado di dire questo è grammaticale e questo non lo è, con assoluta correttezza. Magari non è in grado di dirvi perché quello non è grammaticale, ma la competenza del parlante ce l'hai come. E la competenza del ragionamento è molto simile a questo. Tu vedi persone che arrivano all'università e questi, diciamo, queste rotelle sono abbastanza rigide, quindi bisognerebbe cominciare molto prima. Ecco, ora però mi taccio un attimo e come avevo anticipato vorrei sentire un po' anche voi, perché insomma intendiamoci, io ho cercato di presentarvi un quadro dal mio punto di vista, però per assodato questo è un problema con cui vi confrontate quotidianamente, quindi mi interessava capire nella vostra esperienza cosa c'è di tutto questo, cioè avete affrontato il problema, vi vedete come un problema o non vi sembra un problema, se l'avete affrontato come, se non l'avete affrontato perché no, magari ci sono ottime ragioni per non affrontare. No, però il discorso delle immagini, con tutto che non è assolutamente un mio ambito di esperienza, di competenza, però ha il grosso vantaggio che penso, immagino, spero, facilmente diventa un, come dire, un grimaldello per sollecitarli a sviluppare una propria opinione, perché le capacità di ragionamento critico, poi ora ne parleremo un pochino meglio, chiaramente hanno una forte componente logica di articolazione del pensiero, però questa deve essere tipicamente sostenuta anche da delle capacità più di tipo, se volete, motivazionale, sociale, cioè per esempio avere la motivazione, la capacità di farsi carico di una propria presa di opinione, perché io posso anche avere migliori capacità di ragionamento in questo mondo, ma se non mi oso mai uscire un attimo dal seminario e dire sì, questo sarà anche Van Gogh, però a me francamente fa schifo, e è un passaggio che chiaramente non può finire lì, ma è un passaggio iniziale che bisogna imparare a fare. E almeno all'università questo è il problema che noi incontriamo, cioè il problema principale è che loro sono in una posizione di totale criticità tipicamente, per cui quello che arriva me lo dici, io me lo prendo, mi interessa modificare. La cosa peggiore, qua faccio anche autocritica dell'insegnamento universitario, che per certi aspetti si nasconde dietro la ricchezza dei contenuti talvolta per coprire una povertà invece metodologica, perché è molto tradizionalista, tipicamente l'insegnamento universitario, molto meno di quanto non lo sia negli altri cicli di istruzione. Beh, il problema è che io ho notato, facendo questi corsi di ragionamento critico, dove invece li facciamo lavorare direttamente, quindi devono parlare, devono intervenire, devono coordinarsi fra loro, c'è un processo di, non voglio dire parolacce, vabbè, ottundimento delle loro capacità via via che prosegue l'università, che è clamoroso, cioè quelli che le matricole, quelli che ci fanno il corso prima ancora di incontrare un altro docente universitario, ormai noi li facciamo gli studenti d'entrata a fine agosto, inizio settembre, quindi non hanno ancora fatto nessun altro corso, la prima cosa che si fanno è un corso di 15 ore di ragionamento critico, poi vedremo come. Ecco, questi qui sono molto più vivaci, molto più energici, molto più aperti mentalmente
di quando andiamo a fare gente che è alla fine del cliente, la quale non vuole sapere niente, non interessa niente, voglio solo, no, mi dica lo devo firmare per i crediti che io poi sono da laureare. Ora, per carità, ci sono anche vincoli esterni, però questo è un problema, perché in realtà si sta ammazzando quello che invece l'università dovrebbe coltivare. Quindi è per quello che mi veniva da sottolineare il fatto che se c'è modo di, come dire, fargli dire la propria, è già un importante primo passo. Nella mia esperienza è assolutamente sacrosanto un'attenzione alla qualità del materiale, che però non deve mai andare a scapito della natura dell'interazione. Quello che voglio dire è questo, che ho visto a tutti gli organi di scuola, studenti di qualsiasi età, sto facendo dal primo elementare fino all'ultimo anno dell'università, riuscire a partecipare in maniera produttiva anche a cose che magari stavano in quello che Vygotsky avrebbe chiamato uno spazio di sviluppo prossimale, cioè un po' di sopra di quello che sarebbe stata la loro capacità, ma erano comunque alla loro portata col supporto di un contesto che li aiutava, nella misura in cui però l'attività è motivante, interessante, è qualcosa che li coinvolge. Quello devo dire, non voglio dire che è più importante di prestare attenzione, però perché capita invece di vedere, anche se in maniera devo dire aneddotica, però non ho mai fatto uno studio sistematico, però di materiali magari esplicitamente pensati per bambini molto piccoli che fanno un po' cascare le braccia, perché lì c'è stato un tale tentativo di semplificazione che veramente, come dire, ha un effetto pavimento, che è in psicologia, cioè. E comunque sì, è assolutamente un problema. Se c'è qualcun altro, volentieri, se no io mi andrei oltre. Ok, tanto comunque ribadisco, è un dialogo, quindi possiamo intervenire. Scusate, sto andando oltre, non sono indietro. Ecco, visto che ho chiesto la vostra esperienza, volevo brevemente commentarvi la mia esperienza in contesto universitario. Ora, l'esperienza che noi abbiamo avuto è l'università privata, molto grande. Quando ho deciso di abbracciare questa causa dell'allenamento, della capacità di ragionamento, cosa che hanno fatto con tipico approccio confindustriale, per ragioni pratiche, cioè la storia è questa, nel 2006 credo, c'era stata una grande opportunità data da una grande ditta internazionale di studenti ai laureati della LUIS, avevano non so quanti posti dedicati solo per loro, magnifica opportunità, fanno tutti i test di rito, fanno anche i test di ragionamento, sui test di ragionamento hanno una percentuale da primati non umani e questa cosa chiaramente oltre a impedire a loro di ottenere un posto di lavoro, crea un discreto problema di immagine alla LUIS, perché si presumerebbe che stia creando la classe dirigente del futuro, se la classe dirigente del futuro non sa articolare questo ragionamento, abbiamo un problema. Devo dire che però loro hanno reagito con la pragmaticità dell'industriale, però ok, abbiamo un problema, risolviamo un problema, e quindi hanno investito massicciamente in questo aspetto della formazione, con tutte le contraddizioni di tutte le grandi organizzazioni educative, quindi far fare questo corso, ormai io e altri colleghi abbiamo ormai somministrato questo tipo di allenamento a oltre 5.000 studenti, però anche loro sono un po' conflittuali, per cui è un corso che un anno è facoltativo, l'altro anno è obbligatorio, un anno è da credito, un anno è da credito, insomma, devono ancora loro anche prenderci un po' le misure. Comunque, funziona così, sono 15 ore, quindi è un corso molto limitato temporalmente, è un corso di training, esattamente quello che faremo noi, un corso teorico, un corso di addestramento a certe abilità. E ultimamente lo stiamo facendo con matricole, come dicevo, che è il migliore dei modi possibili finora sperimentato almeno da noi. Anche perché sono gli prendi nel momento magico di innamoramento con l'università, ci sono appena iscritti, sono gasati, sono motivati, questi qua vengono a fine agosto a fare questi corsi, cioè a Roma con un sole che spacca le fiere, questi qua sono con noi nelle aule a fare allenamento sul ragionamento, quindi è una condizione ideale. Inizialmente avevamo classi piccole, 15-20 studenti, adesso negli ultimi anni abbiamo classi da 60-80 studenti. Tipicamente questo viene considerato da chiunque faccia didattica un tragico peggioramento, chiaramente per certi aspetti lo è. In realtà la modalità con cui affrontiamo la cosa abbiamo visto che regge molto bene anche 60-80 studenti, perché lavora bene a gruppi, vengono divisi sostanzialmente in 6-8 gruppi da circa 10 persone. Il lavoro nei gruppi fa sì che ci sia gran parte del processo di formazione che avviene in relativa indipendenza rispetto al singolo docente che viene a gestire. Poi naturalmente, vabbè, questo piove sul bagnetto,
60-80 studenti universitari, soprattutto un'altra trascenda rispetto a 60-80 studenti di primario e secondario. Cioè, fortunatamente questi sono quelli che io chiamo soggetti istituzionalizzati, ormai vuol dire alcune inibizioni di base le hanno acquisite, magari non sono dei geni, ma almeno stanno fermi e per lo più zitti, provano a impedirgli di usare il loro pallone, il loro smartphone. Ci basiamo sul test specifico di cui vi accennavo prima, di cui vi dirò qualcosa di più fra un attimo, e come vi dicevo questo è un test usato per ammissione post laurea e selezione di lavoro. Ora, prima di avventurarci nel discorso sui test, ci tengo a fare questo caveat. C'è, come sapete, un grande e vivace dibattito sui test standardizzati, vanno bene, non vanno bene. Ora, questo dibattito, finché rimane a questo livello di generalità, cioè test standardizzati sì o test standardizzati no, è secondo me una clamorosa perdita di tempo. Di cosa stiamo a parlare? Bisogna parlare di test specifici, ok? Non è una questione su allo standard, sì o standard no. Un test è uno strumento per cercare di misurare qualcosa, bisogna capire se lo strumento funziona bene e cosa misura. Punto. E capire se quello che misura è utile o meno rispetto a quello che voglio fare. Non è che c'è da fare la crociata a favore o contro la standardizzazione. Vabbè, questo è un esempio ovviamente di test taroccato. Non sei esatto. Ma ve ne faccio uno un pochino più pertinente. Questo è un pessimo test di ragionamento critico che purtroppo è molto diffuso nel sistema statunitense. È il California Critical Thinking Skills Test, quella sigla impronunciabile. Vi spiego che perché è un pessimo test con un paio di esempi. Questa è la versione italiana. Questo è un argomento che viene dato in questo test. I tornei locali di calcio possono essere molto eccitanti da seguire, poiché le squadre sono spesso molto equilibrate. In due recenti partite i Corelloni hanno battuto i Patafichi, mentre i Patafichi hanno sconfitto i Revastati. Okay? Sulla base di queste informazioni, che conclusione si può trarre sull'imminente partita fra Corelloni e Revastati? Questa è una domanda. Nessuna. Oh, esatto. Ti ragiona che il ragionatore che dice nessuna. Cioè, mi hai dato due informazioni in croce, grazie invece. Aspetta, sti perversi, no, questa è veramente la perversione del ragionamento quando esce la dinamica. Secondo loro la risposta corretta sarebbe questa. Cioè, i corredori probabilmente batteranno le passate bene che potrebbero anche perdere. Ci detto che possono andare. Prima di sbranarci, qui chiaramente stanno suggerendo un'applicazione di una proprietà transitiva, ok? Benissimo. Ora, alcuni dicono sì, vabbè, ci sta, altri invece reagiscono veementemente. Io rientro a quelli che reagiscono veementemente, perché il problema è che tu mi stai dando nell'argomento iniziale elementi veramente minimi. Perché, come immagino tutti voi abbiate detto, alcuni di voi, o meno, abbiano già detto, scusa, ma aspetta, cioè, tu innanzitutto mi hai dato l'informazione che sono molto equilibrati, e quindi già hai detto che sono più o meno tutti lì. Poi, vabbè, sì, quelli hanno vinto quegli altri in una partita, quegli altri hanno vinto i terzi in un'altra partita, ma non mi hai dato nessun elemento ulteriore, ma li ha vinti di poco di tanto, hanno avuto sfiga, gli ha mandato il loro miglior calciatore, l'arbitro era più... Cioè, ragazzi, chiunque sia al campionato lo sa che se la Juve batte l'Inter, l'Inter batte il Milan, non vuol dire che la Juve batte il Milan. Ora, va bene che loro dicono probabilmente, ma uno potrebbe, con buone ragioni, dire no, neanche probabilmente, perché tu non mi hai dato informazioni sufficienti a dire nulla di più che potrebbero vincere, e grazie tante che potrebbero vincere. Che possono vincere come possono. Il cavallo di Napoleone potrebbe anche essere un cavallo, sì, Quindi, il problema di questa risposta corretta, metto le virgolette perché sono le cosiddette scare quotes, è che è assolutamente discutibile. Qualcuno che da un'interpretazione molto, diciamo, formalistica dell'argomento di partenza potrebbe anche dire ma sì, ci sta, ma molti altri direbbero boh, non mi hai dato elementi sufficienti. Io da ragionatore critico sospetto il giudizio, che è un'opzione che è assolutamente accettabile. Ma la cosa peggiore... Pensare agli UNESCO... Sì, ma peggiore, no, ma peggiore, perché questo è un altro esempio, ok? Domanda secca, Qual è il significato esatto della frase i terzicoli dicono bugie? Vai, opzione, quella che sarebbe giusta è la conversione di questa, diciamo, affermazione generica in condizionale. Se qualcuno terzicolo, allora dice bugie. Ora, se voi fate un'operazione del genere e interpretate quel condizionale come un condizionale materiale, state interpretando di fatto la frase terzicoli dicono bugie come una generalizzazione universale, cioè tutti i terzicoli dicono bugie.
cosa che per ragioni squisitamente pragmatiche noi nella lingua non facciamo. Se io vi dico gli italiani amano la pizza, Sara si alza e dice a me non piace la pizza, vabbè, non è che il fatto che con tutto rispetto per Sara lei non piace la pizza, questo falsifichi l'affermazione. Perché? Perché per ragioni di implicatura scalare, perché se è qualcosa di pragmatica sa di cosa parlo, succede che una frase del genere non venga interpretata come tutti gli italiani amano la pizza. E siccome la maggior parte dei terzicoli, la maggior parte degli economici, opzione che non c'era, ma quelle possibili per tutti questi qua facendo. Ora, questo è per darvi un paio di esempi di un test che chiaramente ha una sua razionalità dietro, ma una razionalità che di nuovo cerca di utilizzare enunciati di senso comune facendo violenza in mille modi diversi al senso comune. Ecco, quindi se voi incontrate un test del genere fate bene a, come dire, storcere il naso e dire vado dietro Satana, preferisco lavorare con i miei studenti in santa pace, non vi far vedere se stiamo umili perché non vi voglio vedere, però